stare! Qui, su questo palco, ci avvicenderemo tutti noi ed i nostri personaggi per offrirvi un grande spettacolo di commedia dell'arte! Parleremo di intrighi e tradimenti, di amori e di inganni, di duelli e di diamanti! E lo faremo con la padrona di casa, Pantalona von Diamantis! E sua figlia, la dolce Esmeralda von Diamantis. E la loro servetta, la cara Rosa. E il galoppino di Pantalona, il simpatico Rodolfo. Ed infine me, l'astuto braccio destro di Pantalona. Le capitane Jean-Philippe. Siamo nel salotto di casa di Pantalona e davanti a me voi, il gentile pubblico, sempre pronto ad applaudire! Ed ora diamo inizio alla rappresentazione della nostra storia, dal titolo La pietra più preziosa. Grazie. Quindi anche pietre preziose, taglia tutti quanti. E allora voi mi direte, e perché?
perché sta ancora qua? E perché sta ancora qua? Per quella povera Smeralda! Io la voglio aiutare a fuggire dalle griglie della madre. Così lei magari se ne va, trova un bravo ragazzo, smette su famiglia e io sicuramente vado con lei, perché lei mi tratterà meglio come persona e come portafoglio. Ho provato a mandargli tutti i segnali che potevo.
ho imparato un sacco di sguardi su TikTok. Allora, il primo io l'ho soprannominato la cerbiatta, che devi sapere molto bene così. Poi c'è un secondo che è un pochino più, che io ho soprannominato la panterona, che è pure la mossa. Poi ce n'è un terzo che non ho ben capito, però si chiama sguardo manga e fa così. Comunque, io vorrei solamente parlargli, sapere se anche lui mi ama. E magari insieme fermare la mia terribile madre. Io lo sento che lui si lamenta dei contratti e che quell'altra lo fa stare zitto. Io basta, ho deciso. Gli parlerò. Fermeremo Pantalona e vivremo la nostra vita insieme. Basta, Violetta! Sei più fastidiosa di Castello Sartoriale. Da sempre tra i piedi. Adesso mia giornata non può essere peggiore. Mi sbagliavo. Madre, dobbiamo parlare. Non credo proprio. Oggi è un giorno molto importante. Sta per arrivare il capitano con notizie che spero. E tu non rovinerai tutto con due chiacchiere. Lo so, ti ho sentita dalla mia stanza. E devi smetterla con questi traffici illeciti. Ma non hai voglia alla tua età di vivere una vita più ecosostenibile e onesta? Ah, non dire quelle parole. Onesta. Ah, smettila che mi verranno incubi stanotte. Io continuerò a fare i miei loschi traffici per lungo tempo e tu ti farai per sempre affari tuoi. Tu cose tue, ricordatelo. Io cosa nostra. Io ho deciso, madre. Non posso più vivere con una tiranna e quindi me ne vado. E dove pensi di andare? Non sai niente di mondo. Uscita da quella porta ti troverai sola in mezzo a mondo freddo, tra persone cattive che vorranno solamente sfruttarti e usarti e si approfitteranno di te. Mi commuovo ogni volta che ci penso. Non è vero, io so tutto quello che c'è fuori grazie a TikTok e Instagram. Tantissime persone con strani filtri in faccia, grandi guru dell'economia che mi insegneranno a vivere a Dubai con i bitcoin, e poi c'è una cosa che si chiama OnlyFans, che mi sembra interessante. E dove pensi di andare, dunque? Fuggirò dal tuo controllo dittatoriale, dove finalmente troverò la vera me stessa, in un luogo libero dei tuoi controlli oppressivi, in un luogo dove potrò dire e fare ciò che voglio, in un luogo dove donna si scrive con la D maiuscola! E cioè? Corra del nord! E cosa pensi di fare? So che si chiama imprenditrice presso me stessa. E con che soldi? Tu non hai niente, è tutto intestato a me. E tu erediterai tutto solo se ti sposerai con mio consenso oppure quando io sarò morta. In entrambi i casi, mai. Mio Dio, troverò un modo per fermarti. Adesso veramente basta, Esmeralda, mi hai stufato. Vai in camera tua, sta per arrivare con lui, il capitano. E ti hanno visto fin troppo. Finalmente, grande giorno è arrivato. Ormai i pezzi sono tutti a posto giusto. Aspetto solo notizie dal mio capitano che torna proprio oggi da India. E se torna con risposte che spero, chiuderò il contratto di secolo. Ya! Yeah, la più grande truffa di secolo! Sì, io amo truffare gente. Mi incita l'idea di dare pezzi di potili e spacciarli come diamanti. Con questo contratto io venderò mia pietra più preziosa in cambio di fornitura d'oro per la vita. Ma non è pietra preziosa che darò, no, ma pezzi di carbone senza nessun valore imbellettato d'arte dalla sottoscritta. Sì, a me mi piace truffare tutti, però con etica. Infatti io a mattino quando esco vado a fare spesa, mentre il fornaio mi pesa pane, io metto pollice sotto bilancia. E poi vado da certolaio e mentre lui mi dà resto, io metto tanti inserti dentro quotidiano. Così avrò truffato tutti. E tanti anni di truffe e colpa di tutte queste truffe ricadrà su Rodolfo, ya, yeah, su mio assistente, perché così
scusa di avermi fatto fare pratica, tirocinio, esperienza. Mi ha fatto firmare tutti i contratti al posto mio. Così sarà lui a prendersi colpa di tutto. E se dovesse venire in ispezione e lui dovesse fare il mio nome, chi crederebbe mai a povera vecchietta vittima di minacce di giovane truffatore? Così avrò truffato tutto il mondo! Sì! Credo stia giusto arrivando. Signora Pantalone! Riconoscerai questa voce fastidiosa comunque. Signora Pantalone! Entra pure, Rodolfo! Signora Pantalone, il capitano sta ormai per arrivare. Potremmo iniziare la riunione. Ottimo, ottimo! E tu sei per assistere al più grande affare di secolo. E di che contratto si tratta? Sa, per una volta mi piacerebbe saperlo prima di firmare. Così, tanto per fare qualcosa di nuovo. A cosa ti serve saperlo prima? Tu devi solo firmare quando te lo dico io. Erano gli accordi quando ti ho preso a lavorare per me, tu ricorda? Sì, sì, mi ricordo gli accordi. Diceva anche che un giorno mi avrebbe pagato. E adesso dice sempre, faremo conto alla fine. Però io voglio almeno provare a indovinare. Sta per comprare la più grande miniera di bitcoin del mondo. Nein! Nessuno ormai compra più bitcoin. Ormai tutti sanno che è una truffa, con tutti questi corsi per farti diventare ricco con le criptovalute, i tutorial, i guru di Dubai, le applicazioni. Ormai tutti hanno imparato che truffa. Sta per assorbire le azioni delle automobili elettriche Tesla. Dai! Ho provato per mesi a chiamare Elon Musk per trattare, ma ormai aveva già venduto tutto a marziani. Ai marziani? Sì, lo so, anche io ci sono rimasta male. Ma che ci vuoi fare? Affari sono affari. E poi i rettiliani avevano offerto meno. E va bene, ho capito. Vuole diventare immortale. Nein, 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 nein! La storia italiana non ti ha insegnato niente? Io sono cattiva. E cattivi non muoiono mai. E va bene, mi arrendo. Però... qualcosa, la prego, mi racconti. Ti basti sapere che con questo contratto io potrò ritirarmi per sempre da lavoro. Vai in pensione? Ja. Lascia l'azienda? Ja. Abbandona gli affari? Ja. Ma allora per questo momento che mi ha preparato per tutti questi anni, per succederle a capo dell'azienda, io, il suo braccio destro firmante. Grazie signor Pantalone! Nein! Grazie signor Pantalone! Nein! Grazie signor Pantalone! Nein! Ma cosa stai dicendo? Io chiudo tutto e non voglio più sapere niente, né di te né di nessuno! E io cosa farò? Sei giovane? Circa. Sei intelligente? Circa. Sei forte? Di cuore? Ecco, bravo! Allora, vendilo e fai tua vita! Ma così mi lascia in mezzo a una strada, senza soldi, senza lavoro. Lei è veramente cattiva. Avevo detto che tu eri persona intelligente. Adesso basta discutere, sta arrivando il capitano con notizie molto importanti. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Peugeot, Peugeot, na 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 na. Margherita, che cosa stai facendo col capitano? Questa riunione privata. E che vi devo dire? Per una volta che si fa un poco di festa in questa casa, e che faccio? Non ne approfitto. E una, due, tre, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Peugeot, Peugeot. Vai via che noi qui dobbiamo parlare di affari. Vado a preparare caffè. Brigitte, voi no, capitano, dovete rimanere qui per discutere con me. Scusate, ma quando vedo una bella fanciulla un déjà via non posso fare altro che seguirla. E sarebbe ora che mi spiegaste di cosa tratta questa grande vendita. Sa, finisce che sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Anzi, non le so quasi mai alla fine. Ma certamente che vi racconterò come il capitano Jean-Philippe de Camembert le Fouffignon è riuscito nella sua mirabile avventura di vendere la vostra perla più preziosa,
Sono partito alla volta delle Indie, armato soltanto di un coltellino svizzero, con il quale sono riuscito a sconfiggere un'intera banda di briganti che voleva salirmi! Come avete fatto? Mi sono tagliato le unghie e le ho usate come coltelli da lancio! Se sono riuscito a scampare all'attacco di 12 tiri, mi avevano accerchiato, occhi grandi iniettati di sangue, denti affilati come rasoi pronti a sbranarmi, ma sono riuscito a cacciarle grazie al mio terribile urlo di battaglia! Orrore, orrore, un ramarro marrone sul muro! Sono fuggite così spaventate che le righe si sono trasformate in punti e se gli ulivi compareva la scritta Sandokan non sei nessuno, firmato Le Capitaine. Capitano, mi vuole dire se ha incontrato il principe? L'ha incontrato, ha accettato il mio contratto? Ma certamente che l'ho incontrato nel suo palazzo completamente d'oro massiccio, al posto delle piastrelle, dei diamanti grossi come un programma elettorale! Allora saranno stati finti. Al posto delle candele, dei rubini illuminati dalla luce del sole! Capitano, mi vuole dire se il principe ha accettato il mio contratto di pietra più preziosa, sì o no? Ho poi tanto caffè per tutti! Non si può truffare la gente senza buon caffè! Lo prendo dolce, come le tue curve! Iris, fuori! Iris. Vado a preparare i panini! Capitano! Mi dica! Va bene la sostanza, ma io voglio risposte! Anche io, veramente! Questa vendita, questa pietra preziosa, io non ci sto capendo nulla! Qui vedo un po' di buio, è ora di fare luce! E che ne bisogna di più luce? Adesso basta gradirlo, hai scusato! Vai a fare qualcosa di utile che nel tuo caso è niente, sparisci! Capitano, fate un altro passo e domani avrò funerali da organizzare. Signora Pantalona, io punto i piedi. Se non si dice subito di cosa tratta questa vendita della pietra preziosa, io non firmerò nulla. E va bene. Se ci tieni così tanto, allora io ti dico. Sei sicuro che lo vuoi sapere? Sì. 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 Sei pronto? Sì. Mia pietra più preziosa è... Tac! Scusa, signor. E lo so che non sta bene del non verso più bene. Ma che devo fare, io, signor? Esmeralda mi ha detto di capire di che cosa parla questo contratto. E Rossa mantiene sempre le promesse. Ma io ho provato a entrare in scena e non ho capito proprio niente. E allora, adesso, se voi mi aiutate, mi raccomando, però state zitti, io mi nascondo qua sotto al palco. Se voi non dite niente, io mando avanti. Tanto che, come si dice, una mano lava l'altra e tutte e due insieme lavano un dito, no? Allora, mi metto qua e mando avanti, va bene? Mi raccomando, però. Mi sento come se il cuore avesse saltato battito. Avete ragione, ho tutti i muscoli indolenziti. Non vorrei essere petulante, ma la signora mi stava per finalmente dire della vendita anche per rispetto verso il pubblico. E va bene, Rodolfo, va bene se ci tieni così tanto. E se ci tenete anche voi, allora io ve lo dico. Lo volete sapere? Sì. Pronti? Sì. Mia pietra più preziosa è... Mia figlia! Yeah! Io venderò mia figlia principe indiano! Ma è una cosa inaudita, inumana, cattiva. Smetti di adularmi. Ho deciso. Io venderò mia figlia principe indiano, così potrò ritirarmi per sempre da fare e potrò godermi tutto. E io sono lieto di informarvi che il principe ha accettato tutte le vostre condizioni ed aspetta soltanto un mio cenno per venire, prendere la ragazza e portarla via. Attimo, capitano, attimo. Lo sapevo che lei non mi avrebbe deluso. Avrà sua ricompensa come da corti. E adesso andiamo in mio ufficio per definire i dettagli. No! Io mi rifiuto di firmare di mio pugno un contratto che cede la sua dolce e splendida figlia come un oggetto. Che tu voglia firmarlo o meno,
non ha nessuna importanza. Te lo taglierò quel pugno e poi ti fatti firmare! E se mi rifiutassi? Non vuoi! Ormai sei nelle mie mani! Ti ricordo che tu hai firmato tutti i contratti al posto mio! E se questa volta non firmi, io ti andrò a denunciare la polizia. Certo, mia malvagia, che hai pensato proprio tutto! Certo, non sono mica una cattiva la 007. Io non perdo tempo in chiacchiere. Capitano, andiamo. Certo, mia malvagia, ti seguo ai tuoi ordini. Fermerò la loro infausta crociata e porterò Esmeralda via con me per vivere insieme nell'amore! Ma se lei non mi amasse, se lei non mi volesse, non importa, è talmente grande l'amore che provo per lei che la farei scappare anche con qualcun altro se ciò servisse a renderla felice. Voglio parlare, dichiararmi a lei, pronto a qualsiasi cosa. Lo farò per lei. E se il fatto vorrà, per noi. Il capitano sta per tornare. Forse è meglio che non mi veda con queste mie nuove fattezze. Cercherò Rosa e lei saprà sicuramente come aiutarci. Rodolfo, vieni qui che ci sono delle scartoffie da firmare. Ma dove si è cacciato quel gallocco? Poco importa. Presto potrò raccogliere i dolci frutti che la mia astuzia geniale merita. Tutto procede secondo il mio piano geniale. Perché sapete, le capitaine Jean-Philippe, le camembert de Poupignon! Sa benissimo come sfruttare le debolezze altrui sui più difficili campi di battaglia.
nelle trattative di affari più complicate, così come nella conquista del giudice. Sapete, gente, sono noto nei 9 continenti e negli 8 mari come le grand capitaine per i meriti conseguiti nel campo di battaglia, ma sono ancora più noto come l'infilatore di perle, perché non c'è porto o piazza in cui non abbia infilato la perla più bella. Sono campione di spada, sono campione di ingegno e sono campione di cuore. E vedrete come presto saprò infilare pantalona. Mo che avete capito, è tutto un mio piano geniale. Ho fatto credere a Pantalona che esiste un principe indiano pronto a sposare sua figlia e a comprirla di diamanti in cambio di un contratto di matrimonio. Ma è tutta una menzogna partorita dal mio cervello. Non esiste nessun contratto, non esiste nessun diamante, ma soprattutto non esiste nessun principe. In realtà, ho passato gli ultimi 2 mesi alle Hawaii, tra sigari, coppe e ballerine. Ogni tanto ho raccontato una balla a Pantalona, così per tenerla buona. Il mio piano è fingermi principe, e una volta che avrò sposato Esmeralda e firmato il contratto, diventerò io l'unico proprietario dei beni di Pantalona, e allora sì che avrò infilato la pietra più preziosa. Dopodiché, da buon marito infilerò Esmeralda, ma con ben altra spada. Cascerò via Rodolfo, perché in un pollaio c'è posto soltanto per un gallo. Pantalona, Esmeralda, Rodolfo, 3 scendono in un colpo solo, come quando vinsi la battaglia contro il sultano del Brunei, che con l'ultimo colpo in canna e il nemico che ci stava sopraffacendo colpì lui, il suo comandante, il suo generale, il suo barbiere, il suo giardiniere, la patente di sua nonna, e di ribasso la miscia che fece esplodere tutto il loro arsenale. Jean-Philippe de Calabert le Poupignol, sei un genio! Ed ora vado ad occuparmi di Pantalona, perché gallina vecchia fascia buon modo ha lavorata. Pantalona, mia malvagia Pantalona! Rosa, sapere cosa sta per succedere mi ha come risvegliato. E adesso sono pronta a parlare con Esmeralda e a dichiararmi a lei. L'ho sempre detto che sareste stati una bella coppia insieme. Come paletta, perfetti insieme. Pensi che anche lei abbia interessi per me? Ma ne sono sicura! Ma non lo vedo mai di guarda con quei 2 occhi lucidi che sembrano appena lavati con lo svelto. No, alla chiamata signorina, va! Sì! Così potrò finalmente farle vedere chi sono! Ma che ci è successo? E dove vedi quel po' di roba che tenevi prima? Credo sia l'ansia da prestazione. Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Devi tornare subito come prima, se no quella mica me la conquisti! E come faccio? Adesso come adesso, non saprei neanche cosa dire per dichiararmi! Allora, dobbiamo subito fare qualche cosa d'urgenza, perché così dobbiamo rimediare, non si può andare avanti. Allora, per prima cosa, la postura, questa schiena là dritta! Devi stare teso, rigido, come il bastone del mocio di Leda. E poi, questo sguardo alto, fiero, è un po' ammiccante, come il mastro Lindo. E poi mi devi brillare tutto come il lavandino lavato il BH. Oh, adesso va bene. Ma posso andare a chiamare la signorina? Sono pronto! Ma che pronto? Ma che pronto? E devi stare su, appeso come su una gruccia. E poi, e che pensi di dirle? Esmeralda, tu per me sei come un posto di lavoro fisso. Bello! È impossibile. Ma che stai dicendo? Le devi dire qualcosa di più dolce, di più romantico.
Esmeralda, tu per me sei come le tasse, impagabile. Ma allora? Ma non gli sai di qualcosa di un poco più poetico? Esmeralda, tu per me sei, sei... E sette e otto. Allora, proprio ci siamo. Allora, adesso vieni qua poco, adesso guardi a me e poi fotocopi. Allora, intanto, schiena dritta. Gambe larghe. Braccia aperte. E voce profonda. E le dici? E le dico. E le dici? E le dico. E le dici? E le dico. E vabbè, ma che cosa le devi dire però? Le posso dire che quando senti i suoi passi suonano come la pioggia che dolcemente picchietta la finestra. Le posso dire che il suo profumo lo posso sentire da lontano, con la porta chiusa, che quando vedo di sfuggita i suoi capelli è come vedere i raggi del sole che danzano. Un po' così là per i miei gusti, però spero che possa andare bene. Allora, adesso fissa questo pensiero con una bel puntina e adesso posso andare a chiamare la signorina che fa pure rima. E mi raccomando, speriamo bene. E adesso devo far vedere a Esmeralda come sono diventato bello, bravo e forte. Farò così. 1003, 1004, 1005, 1006. Ciao Esmeralda. Finisco questa piccola serie di piegamenti sulle braccia e sono subito da te. 1007, 1008, 1009. Oh, no, no. È troppo volgare. Le farò vedere come sono diventato bravo a ballare. Che la vita è su carnaval. Bailando. E grezzo. Per Esmeralda ci vuole qualcosa di più bello, di più romantico. Ci vuole una canzone d'amore. La canzone d'amore più bella e romantica che sia mai stata scritta. Molla mia Esmeralda. Molla mia Esmeralda. Mi basterà guardarla in viso e i miei occhi si illumineranno da soli perché saranno illuminati dalla luce che sprigionano i suoi. Mi basterà sorridere e le parole a fil di labbra scalpiteranno come giovani puledri per uscire. Mi basterà sfiorare la mano, inginocchiarmi e semplicemente dirle: Esmeralda, io ti amo, mi vuoi sposare? Sì! Sì, Adolfo, sì, io ti amo! Non pensavo che tu fossi così. Ma cosa è successo? Sei cambiato! L'amore che provo per te è il fuoco che mi ha cambiato. Oh, Adolfo! Che succede? Non ti piaccio più? Ma no, non è questo! È che la gioia di questo momento è rovinata dal fatto che io ero ceduto per incipendiare che il nostro è un amore impossibile! Non lo permetteremo! Questa notte stessa fuggiremo verso terre lontane per vivere insieme. Sì, sì, prenderemo una casa, due piani, 200 metri quadri, tre camere, cucina abitabile, doppi servizi, anche scoperto col giardino, dormitorio, ma casa energetica più. Prenderemo un carro, un passotto dolcissimo che chiameremo quello che giocherà insieme ai nostri due bambini. La prima Paola, la seconda Greta, il terzo Luca. E poi lavoreremo ad orari compatibili per protestare la sera davanti al camino per il cioccolato caldo con i nostri bimbi. Facciamo finta che non sia mai successo. Respira. Ricominciamo. Non permetteremo che ciò accada. Come possiamo fare? Mia madre vede e sente tutto con la strega. Ho un piano. Sì. Questa notte, quando è tutto buio. Ho paura del buio. Non preoccuparmi. Questa notte, quando è tutto buio, una candela e scendi in cantina. Ho paura della cantina. Non preoccuparti.
questa notte, quando è tutto buio, prendi una candela e calati dalla grondaia. Ho paura delle altezze. Non preoccuparti. Questa notte, quando è tutto buio, prendi una candela e apri il portone d'ingresso. Non ho le chiavi? Non me lo stai rendendo facile. Scapperemo. L'importante è che stiamo insieme, perché quando tu sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando sei qui vicino. Macchine lussuose e c'è tanta servitù. Sei sicura, Smeralda, che non ci vuoi ripensare? Beh, se la metti così... Sì! Vado con il principe! Oh. Ma no, non puoi dire così, Giulia, Carlo, lo spettacolo finisce. Però scusa, Lulli, tu me lo descrivi così, mi pensa, ma non c'è paragone. No, scusa, che cosa vorresti dire? Io, se ci fosse una principessa di castelli, la sceglieresti lei? Dai. No! Io seguirei sempre il mio cuore! Ma smettila! Comunque, Giulia, mi raccomando, devi dirmi no. Ricordati, sì, va bene, ci provo. Comunque, questa cosa dopo la chiariamo. Esmeralda, tesoro, sei sicura di voler rifiutare il principe indiano? Bello, ricco, fascinoso, con tanta servitù? Sì? Un po' d'entusiasmo? Sì, madre! Io non sceglierò mai un uomo da conto in banca, ma dalle dimensioni del suo... Muore! Ah. E allora non mi lasciate altra scelta! Capitano! Cosa succede, mia malvagia? Cosa succede? Ti fidi immediatamente quei due. Questa reazione non sa da fare. Ma sottomonte che le dividerò perfettamente a metà, come diviso con un sol colpo di spada le acque del Mar Rosso, per farci attraversare un intero popolo. Ma credo che abbiate letto qualcosa riguardo. Ne possiamo parlare dopo? Sottomonte! No, Rodolfo! Rodolfo! Tesoro! E perché stai piangendo? Che ti è successo? Ma non ho scoperto che non mi abbracciate con ostacolare il nostro amore! Ah, ma finalmente vi siete innamorati!
ovviamente tu non sapevi niente, vero Crisantema? E come desiderio, se no mi posso aiutare? Assolutamente no! E come mai hai detto quello che hai detto, se hai appena detto che non sapevi quello che si erano detti? Oggi mi gira la testa molto, non ho capito molto. Quello che vi posso dire è che io sono esperta di telenovelas. Quelle si assomigliano un poco a tutte, ho tirato a indovinare. Scusate mia malvagia, ma che cosa devo farne di questo? Stranamente grosso Rodolfo vuole che lo passa a piedi spada, o preferisce che lo sottoponga a una lenta tortura come imparato in Giappone. Piuttosto, vi ho mai detto di quando sono stato in Giappone? Sì, almeno 1000 volte. Pensavo meno. Capitano, non ce ne sarà bisogno. Ragazzo, ormai è finito. Voglio che passi il resto dei suoi giorni a triturarsi l'anima al pensiero che la sua amata Smeralda sarà per sempre di altro uomo. Sei diventato veramente molto grasso, Rodolfo. È l'amore che mi dà la forza. Una cosa che voi due non capireste mai. Amore? Ha! Bubole! Capitano, lo butti in mezzo a strada, in mezzo ai lupi! Mi butterete in mezzo ai lupi. E io ne uscirò capo branco! Ma vieni via, tu e le tue frasi da uomo di mezz'età! Non preoccuparti, Smeralda. Riusciremo a vivere insieme. Ricorda, siamo noi i protagonisti di questa storia. Rodolfo, che vinciamo insieme il nostro futuro! Ci tuare fuori! Tesoro mio, mi sa che per un poco di tempo questi social li devi lasciare prendere. Gladialo, rinchiudi in camera mia figlia, che non esca mai, che non veda nessuno tranne te, e assicurati che le rande siano ben chiuse. Come sempre, insomma. Sì, ma questa volta togli anche social. Madre mia, volete la mia morte? Mia malvagia, il ragazzo è stato sistemato. L'ho accompagnato in mezzo alla strada con questa erba. Ed ora potrà leggere il mio numero di scarpe, soltanto guardandosi dietro. Ottimo, capitano, ottimo. Allora voglio che avvisi subito principe. Sì. Che si velocizzino tempi. Sì. Che qui domani stesso a firmare il contratto di nozze. Sì. Come mai tutto questo entusiasmo? La mia malvagia è che amo i piani ben riusciti. Del resto, prima firma, prima incassiamo, prima incasso. Capitano, si metta in guardia di porta di mia figlia, che non passi nessuno tranne Ciglio. E poi tu, preparatevi, perché domani si farà matrimonio! We'll be right back.
te mi sembra un poco strana. Ecco! In che senso? Eh no, è che questo è un principe bello, giovane, ricco. E perché si deve venire a prendere proprio a te? Ma che c'entra? Scusa! Il sole è un fascino italiano che fa fare pazzie! Ho capito! Ma questo qua potrebbe avere veramente tutte le donne del mondo e deve venire qua proprio per prendersi a te! Allora, già che sono disperata, se mi dai della brutta è fatta, guarda! Cioè, non lo so, mi avrà visto su TikTok o Instagram, mi sarà stato un colpo di fulmine! Eh sì, e tieni ragione! E allora, perché non uso questo telefonino tuo per chiedere aiuto? Non lo so, ai gendarmi, al treno azzurro, alla forestale! Ho capito, ma quanto non ho volare di tutta casa, funziona solo il computer del suo ufficio! Allora? Questo computer di Pandarona per cercare il principe e poi dopo vedrai che poi lui capirà la situazione. Beh, effettivamente potrei provare a cercarlo su Facebook. Sai già come cercarlo? Ovvio, hashtag principe indiano e li provo tutti. Sì, però anche se poi io lo trovo, come ci parlo? Ma questo ci pensa rosa tua! E perché io ho visto un sacco di film indiani e quindi io so come si fa. E come si fa? Allora, per prima cosa lo devi salutare in indiano. E com'è? Aung! Gli offri un galume della pace, poi cacciate insieme un bisonte e vedrai che capirete perfettamente. Io non credo che sia quel tipo di indiano, Rosa. Perché? Esistono più modelli. E tipo Ikea. Comunque c'è il capitano fuori dalla porta, come facciamo? Effettivamente, lui sicuramente lo sa il nome di questo principe. Ma come facciamo a farglielo dire? Ha trovato. Sembra che tu a lui piaccia molto, vero? Diciamo che ha buon gusto. Gli piace questa polentina piccante. No, ma... Allora, faremo così. Lo chiamiamo facendolo entrare, così tu gli parlerai. Io nel frattempo sarò fuori mentre lui è distratto. Tu lo fai ubriacare, gli farai dire il nome del principe, io lo cercherò su Facebook e saremo tutti felici e contenti. Ti giro la testa. Non ho capito molto. Allora, lui entrare. Tu ubriacare. Lui dire il nome principe. Io cercare computer. Tutti felici e contenti. Ma perché pure tu parli bell'indiano? Sì, ma come farà a farlo bere? Il vino è tutto in cantina dove né io né te possiamo andare. È un piano disperato. Tesoro, ti devo confessare una cosa. Dimmi tutto ormai. In realtà qua del vino ci sta. Dove? Mi tengo sempre una bottiglia di scorta nascosta nel caso mi servisse nei momenti così. Ma dove la tieni? Allora, ti ricordi quando ti lavi del mal di schiena, del materasso duro, che a forza di aggiungere materassi uno sopra l'altro, mo mi dorme un metro e mezzo da terra, tipo principessa sul pisello? In realtà, sei più la principessa sul fiaschello. Ma noi gli faremo bere quello, è abbastanza alcolico. Alcolico? E quella la fa mio nonno con l'uva di Chernobyl. L'ultima volta ci ho sdeliciato un mobiletto. Tra l'altro, stai tranquilla, che questo lo stende sicuramente. Allora, perfetto, abbiamo trovato. Preparati, devi essere una pantera. Sinuosa come un serpente. Psst. Occhi da gatta. E movenze da porca. Uno zoo, praticamente. E vabbè, perché Rosa tua fa tutto. E allora, fammela chiamare questo galletto che mo me lo cucino. Ma in che situazioni sono cacciata, signora? Però del resto per i figli si fa questo ed altro, pure quando non sono figli nostri, quindi... Capitano! Ho dovuto chiamarla perché Rosa voleva parlarle a quattro occhi. Io e lei? E io ho dovuto chiamarla qui per dirle che io non posso lasciarvi soli. Io e lei? Solo voi due. Davvero non possiamo fare due chiacchiere solo noi due? Capitano! Ma sotto monte che
possiamo! Non sarò di certo io a rendere triste una gentil donzella! L'importante è che la qui presente Smeralda ci prometta di aspettarci fuori della stanza con le orecchie ben tappate! Sarò fuori dalla stanza con le orecchie tappate, non sentirò nulla! Allora, capitano le fuffigno! Posso chiamarvi Fuffi? Ma certo, puoi chiamarmi con qualsiasi nome ti piaccia! Rosy! Ah, e che stavo pensando? Sono anni che lavoriamo insieme, ma non ci conosciamo per niente! E allora facciamoci di conoscerci meglio! Eh sì, l'idea è quella, ma perché la sua bocca asciutta non è interessante! Hai ragione, mia cara, la bocca asciuta non è interessante! Vieni che te la inumidisco io! Eh sì, ma dovremmo avere qualche cosa per inumidire le lingue! Ma la mia già mi dite sciolta! Capitano, io voglio bere! Ho capito, mia gallinella, hai deciso di cucinare questo galletto alla francese e alla fiamma. Vado in cucina a prendere il vino! No! Ma voi donne siete impossibili! Se vuoi bere dovrò pure andare in cucina a prendere il vino. Porto il vino, stappo il vino, annuso il vino, ci facciamo inebriare dal vino! Eh sì, tenete ragione, ma io ho un asso nella manica. Tengo sempre una bottiglia di scorta nascosta qua dentro. E qui non c'è bisogno che andiamo in cucina, la passiamo bene qua, va bene? Ma sei proprio una gallinella intelligente! Prendiamo al volo questa bottiglia! Eh sì, la prendiamo al volo, sì. Scusa, ma è buono, vero? Perché sai, io sono un palato fine. Del resto ho una botte con il mio nome in ogni porto! Ah, in ogni porto mi tengono da parte una botte? Ma no, cos'hai capito? Prima di lasciare un porto, incido con la spada il mio nome sulla botte, in modo che quando torni possa dire sono le capitaine Jean-Philippe, le camembert de Foufignon! E quella è la mia botte! E quante botte avete portato via così? Nessuna, ma vale la pena provarci, no? Comunque, questo vino l'ha fatto mio nonno, uva verde. Masha? Radioattiva. Imbottigliato e fatto invecchiare nella nostra cantina che tiene delle muffe grosse come un burgongino. Velenose? Radioattive. Ah. Pigiato a piedi da mio nonno in persona che l'ultima volta che si è lavati i piedi non avevano mai inventato il sapone. Sposto! Radioattivo. Ah. Per un totale di 96 gradi. Perciò, capitano, non so se potete reggerlo. Ma figurati, mia chiara, non sarà di certo questo tavernello a fermarmi. Effettivamente ha un certo retrogusto di... Di muffa? No, di nonno! Mamma mia, speriamo che si ubriachi in fretta, sennò questo mi salta addosso e manco un caimano! Effettivamente è un po' forte al palato, ma come dicevo, non sarà in grado di fermarmi. Piuttosto, mia gallinella, è ora di fare la conoscenza di questo galletto alla francese! Ma perché prima non mi raccontate dove avete bevuto il vino più buono del mondo? Ma certo, mia cara, sai che non amo parlare di me, ma per te farò un'eccezione! E allora bevete così ti schiarite questa voce, va? Ero in Messico, circondato dai bandidos che volevano farmi assaggiare le loro armi! E tra un'arma e l'altra, però, beviti un torsino, su! Si presenta il loro capo, un tipo alto, grosso, grasso, tatuato, sfregiato, largo come un frigo! E mentre aprite il frigo, però, bevete un torso, dai! Voleva sfidarmi a duello per assaggiare il mio sangue! Guardate che bevete, così il vino fa col sangue! Comincia il duello, paro, schivo, affondo e lo lascio steso per terra, bianco come una tovaglia! Però state attenti, il vino macchia, eh? E allora bevete un poco. Dopodiché ho assaggiato il suo sangue sulla lama in segno di vittoria e ho scoperto che era il vino più buono del mondo! Ah, era buono come questo? Non era buono come questo, ma era sicuramente più forte! Questo è una bozzecola. E che viene nello stomaco una distilleria? E che devo fare se questo mi salta addosso? Ma aiutate voi! Magari il signore che mi sembra pure bello grosso, mi come ti dicevo, mia cara, questo vinello è assolutamente leggero, l'ho bevuto tutto e non ho sentito niente. Aiuto. Guardino.
Oh, madonna mia! E questo, mo? E chi lo tira su? Che sono di naso pesa 30 kg! Allora, facciamo una cosa, va! Chiamiamoli tutti insieme. Al mio tre, urliamo tutti quanti capitano, va bene? Allora, uno, due, tre! Capitano! Però, un po' di entusiasmo, non guarda. Allora, uno, due, tre! Capitano! Oh, bravo! Allora, un pochino quelle donne, un po' lungola, un pochino, e poi siamo a posto. Allora, uno, due, tre! Capitano! Capitano! Jean Postis, de Champagne le Bourguignon. Presente! Capitano, allora mi stavate dicendo, dov'è che avete conosciuto questo principe indiano? Quale principe? E come quale? È quello che deve venire a sposare Esmeralda. E come avete detto che si chiama? Jean Postis, le Champagne de Bourguignon. Ma che dici, quello è il nome vostro, più o meno? No. E anche il mio, perché, vedi mia cara, non dirlo a nessuno. Ma il principe sono io! Ma che cosa state dicendo? Sto dicendo che sono un genio e è tutto il mio piano. Non esiste nessun principe, non esiste nessuna India. E quando avrò firmato io il contratto, diventerò io il proprietario dei beni di Pantalona? Allora avrò imbrogliato l'imbrogliona. E non pensate a quella povera ragazza! Ma io sono Jean Postis, le Champagne de Bourguignon, il terrore delle quattro province e dei sette laghi. E ho un porto in ogni donna! E ora è giunto il momento di salpare l'ancora verso il bagno. Tu aspettami qui, mi raccomando. Sì, sì, io vi aspetto, voi fate con comodo. Anzi, e dopo andatevi a stendere, va, così vi raggiungo, sì. Esattamente, aspettami sul letto che arrivo per la presa della pastiglia. Allora, son fonde la pastiglia. Nel lusso e nel loro per sempre! Vedi? Certo però che il capitano ancora non si è fatto vedere. Ora sarà sicuramente festeggiando.
sarai qualche letto a sbaldire fumi di alcol. Beh, poco male, tanto io non ho bisogno di nessuno, solo dei miei soldi. Avanti! Signora Pantalona, namaste. Signor Principe, namaste. 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 Sarà cosa lunga. Scusate, ma devo aver esagerato con il vino ieri sera e non mi ricordo che cosa sia successo. Mi gira la testa. Avrete sicuramente festeggiato vostro nuovo matrimonio, principe. E come dicevo, non ricordo cosa sia successo. E ricordo che c'era del vino e una ragazza. O forse due. Siete giovane, dovete festeggiare, non mi deve raccontare dettagli. Ma mi ricordo certamente molto bene la ragione per cui sono qui. È un onore conoscere la grande Pantalona von Gramantis. Namaste. L'onore è tutto mio, principe. E io sono felice di conoscere il principe. Scusate, come avete detto che vi chiamate? Come vi chiamate? Ma scusate, il capitano non vi ha detto il mio nome? No, io vi ho sempre chiamato principe. Principe, io sono il principe Turbante Carry Bollywood. Ah, che bel nome esotico che avete! Però notate che anche voi avete problemi con la R. Sembra quasi di parlare con mio capitano. No, io non sono lui. Io faccio finta di avere la R arrotata, perché il mio paese la R arrotata è segno di grande raffinamento. Oh, quante cose non conosco di vostro paese! Perché non mi raccontate qualcosa? Qualcosa. Il mio paese è mucca, animale sacro. Essere animale è molto importante per noi e noi avere per mucca un grande rispetto religioso. Anche da noi mucca è molto importante, solo che da noi più che rispetto religioso gli portiamo rispetto appetitoso. Il mio paese è buona educazione, ha una festa di compleanno e imboccare gli invitati e poi i parenti più stretti imboccano il festeggiato. Chiedo scusa, ma con tutto questo giro di mani in bocca non c'è rischio che si stacchi qualche dito? No, un compleanno senza due dita mozzate è un compleanno insignificante. Ah, va bene, paese che fai, usanza che trovi. Ma mia cara Pantalona, non rubiamo altro tempo, non torniamoci in chiacchiere e piuttosto firmiamo questo contratto. Benissimo, principe, non vedo l'ora. Però chiedo scusa, io vorrei leggere prima clausole di contratto, perché sa, ho preso tante fregature in vita mia. No, un momento, mi sono ricordato che il mio paese è maleducazione firmare un contratto di matrimonio senza prima avere visto la ragazza. Sa, anche io ho preso tante fregature in questo campo. Ah, va bene, allora, come desidera, principe, allora gliela faccio chiamare subito. Campanula! Vieni subito qui con mia figlia. Eccola qua, signora. Pronta a compiere questo sacrificio come una mucca al macello. Stai attenta come parli. Mucca in India è sacra e principe si potrebbe essere offeso, vero, principe? Cosa? Ah, sì, è così. Mai nominare mucca in mia presenza. E chiedo scusa, la prossima volta mi laverò la bocca con del buon vino. Il vino, vi prego, non dite quella parola. Credo di aver esagerato ieri sera e oggi soltanto la parola mi fa stare male. Principe, io sono Esmeralda. Ormai sono rassegnata a dovervi sposare per ordine di mia madre. Ma prima vi prego, corteggiatemi come solo un vero principe indiano sa fare. Perché siete un vero principe indiano, no?
Ma certamente che sono un vero principe, ma piuttosto, come dicevo, non rubiamo tempo e apprestiamoci a firmare questo contratto. Principe, questa è mia unica figlia. Petulante, fastidiosa, noiosa, però è pur sempre mia figlia e questo corteggiamento glielo devo. Avanti, corteggiatela. E infatti, principe, su via, e fateci vedere il corteggiamento del galletto indiano affogato al vino. Il vino, vi prego, non nominate quella parola. Scusate, e quando sono sbadata? Allora, insomma, ogni pietra più preziosa, la tua bellezza mi prende aiosa. Guardo i tuoi capelli dorati che sono appena stati lavati. Le tue mani morbide e profumate e le tue unghie smaltate. Io sarò dolce e sarò corretto e vorrei portarti a letto. La colazione! Ah! Che parole di conquista, mi sembrate quasi un amante francese. Infatti, pure questa R pare un poco francese. Voi non conoscete niente di India, io sì che ho studiato. Fate dire a me, in India la R arrotata è simbolo di nobiltà, di ricchezza. È giusto, principe? Esattamente, ma ora, su, diamo fretta, firmiamo il contratto. No! Non avete parlato per me nemmeno il ballo rituale indiano. Ma ci sarà tempo dopo la firma. No! Non avete fatto neanche la serenata tipica rituale. Scusate, ma devo avere preso freddo ieri sera e avremo tempo di farla una volta sposati. No! Ma insomma, mi volete dire cosa avete voi due oggi? Bussano alla porta. Deve essere il capitano. E allora vado ad aprire, dobbiamo aspettare lui per la grande firma. Beh, se è il capitano, allora possiamo anche aspettare. Madre, vi devo parlare proprio del capitano. Non cominciare a fare proprio l'anno anche oggi, mi raccomando, Speralda. Ma cosa succede? Se io sono qui e il capitano lì, allora chi sono io? Ci deve essere una spiegazione logica. Signora Pantalona, c'è un problema alla porta. Non importa che la dio, la porta la mettiamo a posto in un altro momento. Adesso fai entrare il capitano che devo chiudere il contratto. È proprio questo il problema. Non c'è il capitano alla porta. Ah no? E chi è? Io sono un grande principe indiano. E sono venuto qui per sposare Smeralda. Impossibile! Sono io l'unico vero principe! Posso assicurarvelo! Beh, effettivamente qui il signore è arrivato prima. È venuto con tante storie sul suo paese e poi ha portato anche contratto da firmare. E quindi mi sembra chiaro che vero principe sia lui. Io ho attraversato fiumi, mari, montagne per arrivare qui immediatamente. Sono partito appena capitano mi ha detto di farlo. E vengo trattato così? Molto bene. Posso tornare da dove sono venuto e far saltare il contratto. Noi! Non posso rischiare di mandare via, vero principe, o tutti i miei progetti andranno in fumo. Ma io non so chi sia questo impostore. Non conosco costui che si spaccia per me. Ma sicuramente non è me. C'è solo un modo per decidere, cara Pantalona. Ascoltate le persone che vi sono più vicine e seguite i loro saggi consigli. Namaste. Namaste. Ma persona più vicina a me è il capitano che proprio oggi non c'è. Come posso fare? E su via, Pantalona. E ci siamo io e Smeralda che vi siamo vicine. Vi aiuteremo noi. Esatto, madre. Alla fine il principe indiano può essere solamente colui che ha il portamento più regale. Lo sguardo più esotico, la maggiore prestanza fisica. Avete ragione, ragazze, questa volta devo dare proprio ragione a voi. Chiedo scusa, principe. Spero che vorrà perdonarmi, ma capirà sicuramente la circostanza. Sono pronto a perdonarvi e a concludere questa trattativa.
E voi, impostore, uscite subito da casa mia, prima che arrivi mio capitano e vi faccia pestare bene bene! Il capitano non potrà mai arrivare, perché il capitano sono io! E chiunque tu sia, sei morto! Fatti sotto, malvagia creatura informe! Certamente di perdono. E non solo, sono anche pronto a farvi firmare il contratto di matrimonio. Grazie, principe, lei è proprio una brava persona. Chiedo scusa, però io vorrei leggere bene le clausole di contratto, perché sa, girano così tanti truffatori in questa casa. Mamma! Ma è vero, scusa! E va bene, su. Cosa potrà mai succedere ancora? Firmo. Firmo. Sì. Firmo. Tanto ormai è già successo tutto. Quindi è deciso. Avete acconsentito alle nostre condizioni. Nostre condizioni? Sì. Le mie. E quelle di vostra figlia Esmeralda. Quindi sei tu, Rodolfo? Non se l'aspettava nessuno. Sì, abbiamo architettato tutto questo solo per ingannarti. Esatto, madre, tutta opera mia. E adesso che hai firmato, niente più potrà separare me, Rodolfo. Mi hai truffato. Truffando un altro truffatore che voleva truffare una truffatrice che voleva truffarci tutte e due? Ma allora è vero che sei mia figlia! Chiedo scusa, che cos'è che avrai firmato precisamente? Ha consentito il nostro matrimonio senza riserve. Oh. Io ho ereditato tutto il tuo patrimonio senza riserve. Oh. E avete ceduto pure me a loro senza riserve. Beh, questo posso anche accettarlo. Ma prima mi dovete dare tutti gli anni arretrati. Ah! Quindi io perdo tutto. Patrimonio, soldi, figlia, serva. Ma così rimarrò in mezza strada, rimarrò in mutante! Volevamo darti una lezione. Tu hai sempre usato tutte le persone come oggetti, come pedine della tua scacchiera di truffe e inganni. E ora che hai perso tutto, sei destinata solamente ad affidarti al buon cuore degli altri. Io e Smeralda finalmente andremo a vivere insieme la nostra vita, in una grande casa con giardino.
un caminetto sempre acceso. E ci sarà Rosa con noi ad accudire i nostri bambini. Sarà tutto perfetto. Adesso piangi, perché hai perso tutto. No, piango perché improvvisamente mi rendo conto che sarò sola. Nel declino dei miei ultimi giorni non potrò vedere mia figlia vestita di bianco e non potrò nemmeno insegnare prime truffe a piccolo marmottino. Rimarrò sola e nessuno più si ricorderà di me. Ma non possiamo lasciarla così, non saremmo migliori di lei se lo facessimo. Hai ragione, tu hai la madre e tu hai la decisione. Madre, verrete via con noi. Davvero? Sì, in una casa poco più là. Così vivrete i vostri ultimi anni vicino a noi e ai vostri nipoti. E con Rosa? Mi avete commossa! Ma allora? C'è un cuore di panna dietro quella scorta al cioccolato fondente! Davvero? Eh sì, io verrò con voi. Vi farò sia da cop che da badante. Siete contenta? Grazie! Rosa! Oh. Oh, San Nicolò mio, è già riuscita! Avevo finito fiori. E ricordati alla madre che alla fine la pietra più preziosa rimarrà sempre il diamante! No! Va bene, scherzavo! La famiglia!